Michele Chelo, oggi si festeggia, squadra, tifosi, tutti insieme per questo risultato bellissimo, una vittoria bellissima ed è davvero grande, grande gioia per voi. Sì, siamo contentissimi, era una cosa che stavamo cercando da tutto l'anno, da quando sono arrivato io perlomeno c'era una voglia proprio di rivalsa, di rifarsi, perché la Torre si era apparita un po' così così, poi quando mi è arrivata questa chiamata è stata, lo sentivo che c'era qualcosa di speciale dietro e alla fine abbiamo ottenuto quello che per cui noi abbiamo lottato, no, dall'inizio. È stata una soddisfazione unica, è stato bellissimo, bellissimo veramente. È stato bellissimo anche perché appunto si sono superate delle difficoltà, ma forse soprattutto anche questo vostro impegno, questa vostra voglia di fare qualcosa di buono, i tifosi l'hanno percepito e si sono un po' specchiati in voi come voi vi siete specchiati in loro. La stessa voglia che avevano negli occhi ce l'avevate voi anche oggi, forse quella voglia in più che avete messo in questa gara che era difficilissima vi ha consentito proprio di ottenere questo risultato. Sì, ma infatti noi, il discorso che mi aveva colpito molto, il mister un giorno ci aveva fatto un discorso parlandoci di Cariariolo, no? Che praticamente parla di questa persona che ha sofferto tanto lavorando e poi a fine giornata è molto stanco, però alla fine ha ottenuto quello che voleva, no? E noi un po' abbiamo seguito questa filosofia e l'abbiamo portata a termine. Io sono troppo soddisfatto, come sono soddisfatto dei miei compagni e di tutti quanti. Io ho chiesto anche ai tuoi compagni anche motivo di soddisfazione personale, perché al di là poi della vittoria di gruppo, per ognuno di voi c'era una motivazione, forse è questa che ha fatto la differenza. Ognuno di voi aveva delle motivazioni diverse per il vissuto che avete avuto nella vostra carriera. E la tua motivazione qual era quest'anno? Perché sei stato in tanti frangenti decisivo, sei stato decisivo nella semifinale, oggi hai fatto una grandissima partita proprio di sforzo, in tutti i posti del campo c'eri tu. Sì, no, io ero super motivato anche perché secondo me era destino. Oggi abbiamo giocato a Sorso, dove io precedentemente ci giocavo, era una grande squadra, cioè un gruppo dove mi sono trovato benissimo, però non stavo riuscendo a trovare lo spazio che secondo me meritavo, però purtroppo il calcio funziona così. Alla fine ho deciso di andarmene, è arrivata subito la chiamata del presidente, non ci ho pensato due volte e ovviamente era stato un motivo, cioè ho accettato la Torres anche per rimettermi in gioco, per riottenere quello che magari mi avevano tolto, e sono andato a riprendermelo con il lavoro, con la voglia di spaccare tutto. Gliel'avevo l'avevo detto al presidente, io sto venendo qua perché ho voglia di spaccare tutto, perché ovviamente è la squadra della mia città. Poi è stato, e ci sono riuscito, ho fatto rimangiare un sacco di parole, di brutte cose che hanno detto nei miei confronti magari in quest'anno, e sono convinto che adesso forse sono un po' cambiate le cose. Sono un po' cambiate le cose. Poi tra l'altro, per chiudere il cerchio, tu l'anno scorso giocavi proprio nell'Atletico Uri, quest'anno ti sei trovata questa squadra di fronte quindi ulteriore motivazione, le motivazioni ti uscivano proprio da tutte le parti. Sì, no, infatti era una partita, sembrava segnata dal destino. C'era Atletico Uri, è stata una mia ex squadra dove mi sono trovato benissimo, ho ritrovato un sacco di amici, infatti mi hanno salutato bene, però era destino. Siamo andati, poi abbiamo giocato pure a Sorso, quindi quando andate di qui sembrava proprio scritto, infatti io me lo sentivo, ero stra ottimista. Sì, ottimista, ma lo sentivo dentro. Poi anche se non ho segnato è bellissimo così, l'importante era vincere, ma sempre l'importante è vincere, questa squadra non poteva fare altrimenti. Grazie e complimenti a Michele Chelo. Grazie.